Buongiorno. No, allora, questa mattina la situazione è questa. Ho da montare circa 1, 2, 3, 4, penso almeno 4, forse 5 vlogmas, però ne monto 2 stamattina. Poi oggi pomeriggio studio e il primo ho già finito di montarlo, ci ho messo pochissimo. Boh, appena li finisco di montare li carico subito, così almeno li avete tutti pronti. Sì. Tra l'altro devo aprire il calendario dell'avvento e devo aprire tipo un sacco di cosine, però non posso mangiare tutto quanto ora. Allora ero rimasta al 5. 5 oggi è il... Boh, il giorno è oggi. Il 10. Ok, ecco il 6. Poi 7. Mi è appena arrivato un pacco inaspettato, cioè non so veramente cosa sia, penso che sia tipo una specie di regalo di Natale da parte di Shein, uno dei miei siti d'abbigliamento preferiti praticamente. Tra l'altro ho pure un sacco di cose da mostrarvi, penso che ve le mostrerò più tardi. C'è questa confezione natalizia che è troppo carina e poi c'è scritto pure Best Wishes for You al lato, bellissimo. Wow, vediamo. C'è una letterina che ho scritto Shein. Ah, ok. Allora ho un gift code per voi a quanto pare. Ginevra 200, che c'è scritto? Non si capisce. Boh, vabbè. Poi, thank you for your continuous support and we wish you a Merry Christmas. Oh, troppo carini. Guardate bellina anche la letterina. Sono stati troppo carini anche perché vi giuro che non sapevo niente di niente. Vediamo cosa c'è all'interno. Cioè, allora, il regalino viene da Saofil, che è un altro sito che conosco, quindi non so perché me l'abbiano, cioè, quelli di Shein mi abbiano mandato il regalo da Saofil. Comunque, vediamo cosa c'è. Oh mio Dio! Non ci voglio credere. Cioè, in pratica hanno personalizzato un orologio con la mia foto. No, fantastico. Cioè, sono dei geni. Ok, non so se avrò mai il coraggio di indossare un orologio con una mia foto sopra, però è troppo carino. Cioè, sono stati veramente super gentili. Io sapete che adoro troppo Shein e cioè, wow. Bello, questo regalo inaspettato mi è piaciuto e tra l'altro mi hanno lasciato questo gift code per voi a quanto pare. Dovrebbe essere Ginevra 200, credo. Se non è 200 è Ginevra 100 perché non si capisce molto bene quello che c'è scritto qua. Ok, ho caricato il primo vlogmas su YouTube, cioè in realtà ancora non l'ho fatto uscire, lo faccio uscire alle 2:30 come sempre e mi sono accorta che è uscito lo YouTube Rewind. Io adoro sti YouTube Rewind e guardateli se non sapete cosa sono. Sono una specie di video che diciamo fanno una specie di rewind, ovvero ricordano tutte le cose virali che ci sono state durante l'anno. Lo fanno sempre uscire verso dicembre, verso insomma l'ultimo dell'anno. Sono quasi sempre tutti youtuber americani, non so se in questo ci saranno anche italiani. E per l'appunto, non lo so, ballano, fanno le cose, però sono fighissimi, guardateli, li trovate tutti su YouTube. Guardate anche quelli vecchi, io li adoro troppo. Ok, non mi ha fatto troppo impazzire quello di quest'anno, però no, e non ho capito neanche molte cose, quindi adesso vado a cercare video in cui spiegano le cose perché non ci ho capito molto. Cioè, nel senso, non ho ritrovato collegamenti a troppe cose. C'era anche Fabio J, tra l'altro, penso sia la prima volta che c'è un italiano negli YouTuber Rewind, mi pare, ora non ricordo benissimo. Comunque guardatelo, ditemi cosa ne pensate voi, vi lascio il link nell'info box magari, così lo trovate meglio. A quanto pare oggi è la giornata mondiale del consegna un pacco a Ginevra. È arrivato un altro pacco, tra l'altro è il terzo. E non sapevo neanche che dovesse arrivare questo pacco, quindi apriamo e vediamo cosa c'è. Ho le chiavi qua per aprire. Penso che anche questo sia un regalo di Natale. Vediamo. Ecco la prima delle tante sorprese annunciate. Non poteva non riguardare le festività natalizie.
Quindi concludiamo questo 2018 con un pensiero natalizio, una box per te che contiene... Wow, buon Natale da puro bio. Ok, una cartolina di auguri. Bello. With love. Penso sia una specie di profumatore per ambienti, no? Diffusore di fragranza biologico. Non pensavo che facessero anche questi, pensavo che avessero solamente trucchi. Ci sono... Cosa sono? Ah, da attaccare all'albero. Poi abbiamo... Ah, ho capito, vedete, c'è scritto puro bio home, quindi sono tutte cose tipo per la casa. Cos'è? È una candela, ok. E l'odore è veramente, ma veramente buono. Ok, e poi c'è un'altra cosa qua dentro. Che è, cioè, un altro spray in makeup in stile natalizio completamente, cioè di questo velluto rosso, super carina. Al suo interno ci sono anche due cose, ovvero c'è, cioè, quindi una tinta per le labbra e un eyeshadow, tutto molto in tema natalizio praticamente. Infatti questo è tipo dorato brillantinoso e questo è sul rosso. È arrivato il momento di pranzare, mi sono fatta una pasta asciutta che è l'unica cosa che ho a casa, devo andare a fare la spesa. E intanto sto aspettando live quiz per giocare. Ok, adesso studio e quindi ci vediamo dopo. Adios. Ovviamente i quintali devono essere maggiori o uguali di 0, no? SZ. Cioè, secondo te, un impianto di riciclaggio di materiale plastico produce due prodotti? Non vuol dire... Qua si studia ancora, c'è Sara qua davanti che si lamenta di continuo perché, non lo so perché si deve lamentare. Perché sono difficili. Perché sono difficili gli esercizi. E c'è una sorpresa per voi. Adesso ve la faccio vedere. È tornata! Un video, il vlogmas. Ah! Sei tornata proprio... Ricordo preciso. Esatto. Saluta, saluta il tuo più grande fan Alessio. Io e Marti abbiamo ordinato la pizza su Domino's Pizza Vercina. Speriamo che il corriere trovi casa mia stavolta, perché non la trova mai. Sto ancora studiando qua. E loro sono tornate. Ciao! Vlog. Allora, Luigi ovviamente è sempre in ritardo. Sto Luigi che lo prima un po' lo picchio. Cioè, tanto è sempre lui quello che viene a consegnarmi la pizza a me. E guarda come so io, cioè, so bella. Vabbè. Ora, speriamo che arrivi in fretta perché noi abbiamo fame e vogliamo guardare il Grinch. Stasera ci guardiamo il Grinch. Su quello lì nuovo che è uscito ora. Cartone animato. Su un sito... Segnatevelo questo perché me lo chiedete sempre. Si chiama FF Movies, FF Movies, e ha tutto quello che volete in inglese, però senza sottotitoli. Stiamo iniziando perché Luigi non arriva. Io boh. È arrivato Luigi con le pizze finalmente. Il problema è che, cioè, ogni volta arriva uno diverso di questi driver di Domino's. Però si chiamano tutti Luigi sull'app. O è l'app che dice che è Luigi, ma in realtà non è Luigi. O si chiamano tutti Luigi. Cioè, per lavorare da Domino's ti devi chiamare Luigi. Il Grinch è finito. È carino, carino, però preferisco il film, ovviamente. Sicuramente... Secondo me non è da andare a vedere al cinema perché non ci rispenderei i soldi sinceramente. E quindi, cioè, piuttosto guardatelo in streaming. E basta, adesso sono stanchissima, vado a letto che domattina mi devo alzare presto per andare all'università. Quindi vi do la buonanotte e ci vediamo domani nel prossimo vlog.